Io credo che abbiamo fondamentalmente bisogno di fare un salto di qualità in due direzioni. La prima, come non solo stamattina è stato ricordato, abbiamo bisogno fondamentalmente di regole di ingaggio preventive più chiare, perché questo ha una relazione diretta con l'accettabilità da parte del territorio. Evitando di in qualche modo proseguire sulla linea attuale, che è quella di ribaltare sul uffici, diversi uffici che ai diversi livelli, anche quello regionale o delle province autonome, si occupano del permitting, un ruolo di supplenza che è allo stesso tempo improprio e immediato. Io credo che sia molto importante invece avere dei punti di riferimento precisi con i quali il territorio si possa misurare, avendoli in qualche modo condiviso o avendo partecipato alla loro funzione e al loro sviluppo. Io credo che questo sia assolutamente fondamentale perché, come ci siamo detti in tante occasioni, come spero che ci continueremo sempre meno a dire, non abbiamo bisogno di cantieri che si aprono soltanto, abbiamo bisogno di cantieri che si possono anche chiudere con la realizzazione dell'opera che è stata programmata e possibilmente, diciamo, all'interno di un contesto che sappia convivere con una nuova realizzazione. È un problema che riguarda non solo l'energia, anche le infrastrutture, di monte analogo. La seconda considerazione, che è collegata alla prima, strettamente vorrei dire collegata alla prima, abbiamo bisogno di sviluppare ulteriormente la narrativa. Nel senso che abbiamo bisogno di passare da una discussione nella quale ancora troppe volte degli asset o dei fattori, se preferite, assolutamente strategici, quali le misure compensative, diciamo, ancora non hanno trovato la loro corretta e appropriata, a mio modo di vedere, dimensione concettuale, prima ancora che, diciamo così, dialogica. Occorre intendersi, le misure compensative sono un fattore assolutamente decisivo nella logica dell'accettabilità di interventi che possono portare su regole di ingaggio prestabilite, ma non nella logica della contropartita. Nella narrazione di tutti dobbiamo in qualche modo sgomberare il campo da questo equivoco. Non stiamo scambiando paesaggio con transizione energetica. Stiamo cercando viceversa un nuovo equilibrio. Questo lo dico perché all'interno del tema delle compensazioni abbiamo scavato ancora troppo poco e ancora troppo spesso ci troviamo a evocarle senza averci abbastanza guardato dietro. Lo dico perché da un lato questo tipo di misure complessivamente cubano volumi finanziari che su scala nazionale sono molto rilevanti, con cui si possono fare politiche attive per il territorio, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista sociale in generale. E tenete presente che abbiamo l'esempio abbastanza emblematico del proprio mercato dell'energia, di un accordo raggiunto faticosamente dopo anni sulle misure compensative per il territorio riguardo ad un grande impianto, circa 32 milioni di euro. Lo stesso territorio che per anni si è impegnato nel negoziato su queste somme, dopo anni e anni da aver raggiunto il risultato negoziativo, cioè ha condiviso con la sua controparte, diciamo così, questo importo, dopo anni e anni ne ha ancora chiesti appena soltanto 9. Quindi la differenza tra 32 milioni di euro e 9 milioni di euro è rimasta sulla carta. Si tratta di un territorio complesso su cui quella differenza probabilmente potrebbe essere utilmente, poteva essere impiegata utilmente da tempo per fare molte cose di cui quel territorio ha bisogno. Ma non si ferma qui il ragionamento sulle compensazioni, un ragionamento che secondo me è da completare rispetto a quello che siamo arrivati a perché ci sono anche alcuni ulteriori passaggi che è possibile discutere ed è possibile capire se possiamo fare evolvere il territorio. Mi spiego, anche dove la misura compensativa non è di carattere strettamente finanziaria,
Noi oggi ci troviamo di fronte a un vuoto in parte regolatorio, ma forse prima ancora di dibattito, sul se la misura compensativa che può essere prescritta per la realizzazione di un grande impianto debba necessariamente essere intrinsecamente congruente con quella specifica tipologia di impianto a cui si riferisce. Faccio un esempio molto banale. Se un territorio ha notoriamente un problema di qualità dell'aria, risalente problema di qualità dell'aria, ma è interessato anche dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che hanno per le loro specifiche caratteristiche, diciamo, l'inconveniente di avere un impatto intuitivo sulla fauna aviaria. Siamo davvero sicuri che la misura compensativa più appropriata nel territorio che ha un risalente e molto importante problema di qualità dell'aria, sia una misura compensativa che ha strettamente a che fare con il contenuto della fauna aviaria. Ecco, questa è una che diciamo finora non ci si è abbastanza posti, che spalle il dibattito e che potrebbe oggettivamente rappresentare un classe dal punto di vista della ricerca di un punto più avanzato di equilibrio della città. Non vado molto oltre, credo di aver fornito due spunti ulteriori nella nostra discussione, che sono però due spunti molto rilevanti. Il primo più dibattuto, ma il secondo certamente non ancora abbastanza. Io credo che occasione come quella che l'amico Alessandro Marangoni e con la collaborazione del GSE ha organizzato oggi siano assolutamente fondamentali, perché dalla capacità, dalla nostra capacità di trovare risposte anche a queste due questioni, dipende la velocità con la quale noi riusciremo a traguardare gli obiettivi della transizione energetica. Su questo mi approfitto per dare un dato che potrete adesso trovare anche sulla rassegna stampa di oggi. Posso confermare le stime che facevo qualche minuto fa. Quest'anno, diciamo, sul fronte energia, riusciremo entro la fine dell'anno a passare dai 7,5 gigawatt, l'equivalente di pareri presi dalle due commissioni di dello scorso anno, del 2022, a un traguardo a 10 cifre, che è quello di 10 gigawatt, con il completamento delle misure organizzative su cui stiamo lavorando, perché 4. Credo di non esagerare stimando che possiamo tenere un'andatura costante di circa pareri per un equivalente di 10 all'anno, ma perché questo possa avvenire concorrono tutte le condizioni indispensabili, compresa la diciamo, individuazione di risposte anche alle due questioni che vi ho posto.